Ragazze, buongiorno e bentornate in un nuovo vlog, nel vlog del mio compleanno. Oggi è il 1° giugno, io compio 32 anni, sono circa le 8.40, siamo in un paesino vicino casa e sto per fare colazione con mia mamma, con Maria, mia sorella, i gemelli, Alex a scuola, mio marito è al lavoro e quindi vi riprenderò un po' qualche pezzo di questa giornata. Oggi tra l'altro devo anche fare la spesa e andare a vedere dei pensierini per domenica, che sarà il compleanno dei gemellini invece, e compiranno 2 anni. Ecco, quindi tripla emozione. Voi come state? Come va? Qui c'è una bella giornata di sole, speriamo che regga, perché ultimamente mattina sole, pomeriggio sera tanta pioggia. Allora, adesso sto andando a fare i ticket alla macchina che ci siamo dimenticati prima che prendiamo la multa, quindi sto andando di corsa a passo svelto. Detto questo, indosso un completino che ho scelto su Shein, che vi ho fatto il video ieri, e l'avevo fatto ieri sera, così ho lavato subito tutto e ho potuto mettere già oggi. E niente ragazze, vi porto un po' con me nel mio giorno del compleanno. L'orario della mia nascita. Ragazze, finalmente vi saluto di nuovo, sono le 13, ho appena finito di girarvi lo svuota alla spesa, infatti adesso devo sistemare. I gemelli dormono, è stata una mattinata veramente bella, abbiamo camminato, siamo andati in diversi negozi, abbiamo comprato delle cose di compleanno per i gemelli che tra poco vi faccio vedere. Però prima sistemo la spesa, ho anche un po' di mal di testa perché comunque c'era caldo, sono contenta ma c'era caldo. E adesso ragazze, sistemo la spesa e ci rivediamo dopo. Vittorio, ho sistemato tutto, ho dato una riordinata, ho sistemato bene tutta la spesa. Quindi ora è tutto a posto, ho preparato i panini per me e Maria, lei ha già mangiato perché ho ricevuto la chiamata di mia zia, quindi lei nel frattempo ha mangiato, io mi sono fatto un paninetto con un po' di salame, un po' di crescenza e un bicchiere di tè. Ho sistemato la frutta così perché ora fa caldo e quindi non la metto più, vedete, nell'espositore che ho lì. Adesso devo anche pulire la videocamera perché vedo che è un po' appannato. E niente ragazzi, io mi mangio il mio panino e poi vado un po' nel letto. E quindi ci rivediamo dopo. Ciao! Ragazzi, ho mangiato, ci voleva proprio. Avevo una fame incredibile. Allora, mi stavo dimenticando, ma vi faccio vedere quello che abbiamo preso da NKD. Allora, mia mamma ai gemellini ha preso dei vestitini che ci servono sempre, 3,99 euro, misura 86-92. Ho preso una maglietta così e una così con le tartarughe, infatti ora laverò tutto subito. Poi gli ha preso un set a 9,99. Credo che questo lo metterò a Liam, misura 86, col pantaloncino, ma proprio belle queste immagini. Ecco qui, un altro invece a 9,99 con il leoncino,
Questo qui penso che lo metterò a Nathan e il suo pantaloncino. Quindi belli, belli, belli. Poi le ha preso. No, mi sa che arrivano dopo. Allora, ho preso ai gemelli. Faremo una scatolina per uno, insomma, li farò ovviamente con i palloncini, tutte le cosine. Ho preso degli animali, erano a 4,99 meno 20%, quindi ho preso questi animali. Poi dividerò nei vari pacchettini. Ho preso queste lavagnette a 5,49 l'una perché gli piacciono molto. Gliele avevo prese da poco, ma hanno perso le penne. Quindi, poi ho preso una macchinina per uno, erano a 6,49 meno il 20%. Quindi ne ho presa una verde, un bel trattore. E ho preso una verdina, no, le ho prese uguali, ma in realtà volevo prendere colori diversi, alla fine ho preso uguali. Ho preso un altro trattore perché tutti e due adorano le macchine, Nathan di più ancora. Poi gli ho preso, allora, questa le ha prese mia mamma. Era 8,49 meno 20% per Liam, perché Liam adora tutte le bamboline. In realtà gliele aveva presi per giocare oggi, però penso che gliele metterò dentro alle scatoline. Poi ha preso una macchinina per Nathan, che dovevamo dare subito alla fine, camminando, si sono dimenticati. 5,49, quindi mi sa che farò un bel pacco unico. Io poi ho preso un altro bambolino per Liam a 4,99 e per Nathan, quindi una cosa diciamo diversa, per Nathan invece gli ho preso a 2,99 questo set sempre di macchinine, c'è cioè l'estintore, lo scavatore, l'elicottero, e quindi gli ho preso questo. Infine li metterò dentro a 1,99 l'uno, questo mini album da colorare con tutti gli sticker, e ho comprato poi palloncini per allestire un po' qui dove di solito festeggiamo qui del soggiorno col tavolo, i palloncini, 1,79 un po' di palloncini. Ho comprato il numero 2, ho comprato anche erano a 49 centesimi meno 20%, inizialmente costavano 2,29 euro. E poi magari prenderò un'altra di altri festoni per decorare tutto. Quindi, ah, poi mia mamma ha preso le bolle, ma mi sa che anche queste le inserisco, un altro è in giro da qualche parte. Ecco, quindi di questi giocattoli che avete visto, creerò due scatole e ognuno avrà la sua scatolina con dentro le sue cosine. Quasi tutto uguale, ad eccezione di due o tre cose che ovviamente ho preferito. Per Nathan puntare più su macchinine, Liam sia sulle macchinine che su queste bambolette, perché lui fa tutta, gioca praticamente alla famiglia, è già pronto per l'asilo, che è uno dei giochi che fanno tantissimo. Anche questo qui mi piaceva tanto perché è molto espressivo. Comunque, queste sono le cosine che ho preso da preparare per domenica per loro. Quindi adesso rimetto tutto qui e porto giù, così non vedono e sono tranquilla, perché altrimenti se li vedono non è più finita, ovviamente è normale. E poi gli toglierò comunque tutte le scatoline, tutti i cartoncini, così saranno già pronti per giocare. Non vedo l'ora. Oggi è il mio compleanno, ma penso a loro, perché mamma mia, loro quando vedono che qualcuno spegne le candeline, quindi abbiamo passato, che loro erano già grandicelli, insomma, il compleanno di Alex, quello di mio marito. Oggi ci sarà il mio. Hanno partecipato a un paio di compleanni degli amici di Alex ed erano così contenti, come battevano le mani quando i festeggiati spegnevano le candeline, quando vedevano tutto preparato. L'idea che lo vedano per loro mi fa venire la pelle d'oca, quindi non vedo l'ora di preparare tutto tutto. Comunque, ragazze, io ora me ne vado un po' a letto perché poi devo fare una commissione per
per un pagamento per praticamente i ticket del saggio di Alex che sarà il 16 giugno, il saggio di breakdance, ed è da stamattina che ci sto dietro con mia sorella che mi sta aiutando, niente, alla fine devo andare in banca, vabbè, così vado in banca da sola, torno a casa, prendo i gemelli e li porto a camminare, andiamo a prendere Alex insieme a scuola, quindi devo farmi un mini riposino e ci rivediamo dopo. Pomeriggio, sono le 16:15. Ho camminato fino adesso con i gemelli da casa fino a scuola, sarà un po' più di mezzo chilometro a piedi. Ho qui i gemellini sulla panchina. Abbiamo preso Alex, stiamo facendo merenda, così poi ritorniamo a casa e fanno un altro bel pezzo di strada a piedi, cosa che facciamo tutti i giorni salvo la pioggia. E quindi siamo qui, tra poco andiamo a casa, così poi faccio i bagnetti ai bimbi, cucino, facciamo la torta, insomma, e li portiamo con noi ancora un po'. Siamo a casa, ragazze, sono le 5 meno un quarto. Maria è rimasta a casa perché ovviamente non riesce a stare dietro a questi ritmi di lunghe passeggiate, ma guardate, mi sono già praticamente abbronzata. Allora, volevo farvi vedere perché girando anche il video della spesa non mi sono accorta, insomma, se vi ho fatto vedere il regalo di compleanno di mia sorella, mi ha preso questa crema della Clinians opacizzante, che è una delle mie preferite, e questo rossettino della Pupa, colore puro luminoso, un bellissimo nude, non vedo l'ora di provarlo. Comunque adesso qua siamo belli accaldati, quindi ora andiamo a fare il bagnetto. Tutti e due ormai non vogliono più la vasca, difatti li lavo in piedi nella doccia, quindi ora andiamo a farci il bagnetto. Allora, il rossettino è questo ed è della linea 001 di Pupa Natural Side, c'era proprio il numero 001, eccolo qui, e questa è la crema. Allora, lo provo perché sono troppo curiosa. Quindi è veramente un bellissimo nude. A voi piace? Comunque, adesso facciamo il bagnetto.
ragazze, rieccomi. Allora, gemellini Alex lavati, ora sono lì che giocano. Nathan sta guardando un po' i cartoni di Alex. Io ho fatto due o tre faccende, lavanderia, ho sistemato un po' qui, ho preparato che tra poco accendo i fornelli e ho finito di fare la mia torta con le fragole. E adesso mi metto un po' lì con i gemelli, così poi ceniamo e non vedo l'ora di accendere le candeline, perché sicuramente i gemelli saranno contenti. Infatti già hanno visto, scusate il rumore, già hanno visto la torta ed erano felicissimi. Quindi ci vediamo tra poco. Ragazze, sono stata confinata in bagno, sono le 7, io ho finito di sistemare casa, ho anche cucinato per domani a pranzo, sto facendo il sugo con la salsiccia perché non so se domani usciamo, ci vediamo con un'amica, insomma ho detto intanto preparo il sugo con la salsiccia, che se anche fossimo fuori per pranzo va benissimo per la cena. Ho anche già preparato la pappa e ho dato una bella riordinata alla casa, così sono tranquilla. Adesso mi do una sistemata io in generale e così poi tiro fuori la torta. Ma grazie amore per la sorpresa! Tanti auguri, non anche tu. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri. Sofia! Sofia! Vai, sì. Sofia, Nerea! Nathan, Sofia, la tua! Chi soffia le candeline della mamma? Mamma. Chi soffia? Bravi! Soffiate! Bravi! Auguri alla mamma! Auguri! Soffiamo insieme. Sì. Bravi! Tutti bravi! Thank you.
Ragazze, sono le 20. Mi ha chiamato mio marito che sta tornando dal lavoro e mi ha detto ti porto fuori a cena. Quindi io, molto molto felice ovviamente, mi sono messa un vestitino che avevo preso in una scorsa collaborazione di Shein, quindi è corto. Metterò sopra una giacchetta e adesso mi sistemo un po', il trucco. E niente ragazze, io ora vi saluto, spero che intanto prendo le cose, spero che questa giornata insieme a noi, aspettate, vi sia piaciuta, spero che di avervi tenuto compagnia, spero insomma che vi sia, insomma, che vi abbia fatto piacere trascorrere insieme il compleanno molto molto semplice. Però io sono molto molto contenta, poi ovviamente il momento della torta con Alex e i gemelli è stato il momento più bello, la sorpresa che mi ha fatto Alex, insomma ovviamente queste sono le vere gioie di una mamma, quindi condividere questi momenti insieme ai suoi cuccioli. E niente, vi lascio magari qualche clip finale, io vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, ci vediamo nel prossimo vlog. Ciao e grazie di aver trascorso insieme questa giornata.